Mister, meglio che a Carrara con un Bonazzoli che ha dato profondità a tutto l'attacco. No, meglio, molto meglio che a Carrara. Oggi abbiamo rivisto il gioco che molte volte siamo stati bravi a fare l'anno scorso e in questo momento della preparazione, dopo 3 giorni dalla partita, come ha detto lei, di Carrara, c'è da essere veramente soddisfatti. Ho visto 35 minuti di calcio come piace a me, è chiaro che poi 5-10 minuti, un attimo, ci siamo rilassati, siamo entrati il secondo tempo, gli avevo chiesto a quelli che avevano iniziato la partita di fare altri 15 minuti sulla falsariga dei primi 35 del primo tempo e si è visto. Bene, contento di come stanno andando le cose in generale. E soprattutto ci sono anche i ricambi quest'anno. Sì, ora i ricambi, ora lasciamo perdere i ricambi, ci sono i giocatori buoni che stanno fuori, bravi quelli che giocano, poi in base alla forma c'erano anche l'anno scorso dei bravi giocatori, quindi alcuni ci mancano come Bellucci che si spera che rientri presto, che ci farà molto comodo e questo lo vedremo strada facendo. Allora Mirko, un buon test oggi, una Samp trasformata rispetto a Carrara, avete fatto molto bene oggi. Sì, oggi era un buon test anche perché si giocava una squadra di Serie A, pari al nostro livello, sì che bisognava provare, bisognava vedere come stavamo. E siamo abbastanza bene, si è visto il primo tempo, poi siamo calati un po' perché ci mancava un po' le forze, anche perché abbiamo lavorato tanto in queste settimane, però siamo contenti. Oggi c'era brillantezza, anche il mister l'ha detto, mezz'oretta di calcio come piace a lui, ha detto. Sì, è rimasto contento, ci ha detto alla fine del primo tempo, derivata anche dal fatto secondo me, del tempo che era un po' meno caldo rispetto a quando abbiamo giocato a Carrara, che era una cosa davvero vergognosa. Comunque, bene. Senti Mirko, il campionato si avvicina, che stagione aspetta la Samp secondo te? Beh, la Samp aspetta una stagione, penso, buona, anche per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, bisogna minimo ripeterci. Noi ce la metteremo tutta, visto che la squadra poi all'incirca è sempre quella, e vedremo di fare bene fin dalla prima giornata. Oggi esordio di Bottinelli, un tuo giudizio, chiaramente non si può dire molto da questi pochi minuti che ha giocato, però come l'hai visto in campo? No, io lui l'ho giudicato da quei due allenamenti che ha fatto con noi, in campo si è visto abbastanza poco. È forte, molto forte fisicamente, molto forte. Complimenti a lui. Amedeo Carboni, ex blu cerchiato, come ha visto oggi la Samp? Beh, come sempre, diciamo, queste partite d'estate sono sempre un pochino di rodaggio, però è una squadra che già si conosce, che gioca a memoria quasi, quindi stessi schemi, allenatore, ci sono ragazzi giovani interessanti che già hanno visto all'estero, quindi è una squadra che è seguita molto anche all'estero. Ecco, una sua previsione sul campionato, su anche la Coppa UEFA che potrà fare la Samp quest'anno, visto che sarà impegnata in campo europeo. Ma quest'anno con la Coppa UEFA ci sono tantissime squadre importanti. E poi, visto quello che è successo l'anno scorso, sicuramente la Sampdoria è la prima squadra della seconda fascia, così ipoteticamente. Però le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quindi non si sa mai. È diversa questa Samp da quella in cui ha giocato lei, Carboni? Beh, sicuramente anche i presupposti economici forse sono differenti rispetto a quell'epoca lì, però questo non vuol dire che non ha fatto una grande stagione, non vuol dire che possa avere un futuro importante, assolutamente, perché insomma le basi ci sono. Qualche volta ci vuole anche fortuna. Ultimissima su Cassano, oggi sempre più leader della Sampdoria, applausi del pubblico sono tutti per lui. Un merito a lui e un merito alla società, con l'allenatore giustamente, che gli hanno dato fiducia e lui aveva bisogno di quella, sicuramente. Grazie mille. Allora, Emiliano, gol decisivo oggi, insomma, immagino tu sia contento. Contento, sì, contentissimo per il gol e per la prestazione personale e anche della squadra. Sì, benissimo 25-30 minuti, poi ho avuto un calo sulla mezz'ora, sui loro 2-3 cross, che corner, che non riusciamo a uscire dalla nostra area, però ci sta questo momento, questo periodo della preparazione ci può stare e ci siamo difesi bene senza subire. Inizio alla pari degli altri, mi sembra che stiamo vedendo i risultati, Emiliano. Cosa ti aspetti da questa stagione che sta per cominciare? No, il massimo, cerco di dare il massimo, di prendere il massimo, quello che avviene, sempre in modo positivo, convinto dei miei mezzi. So che quest'anno ho fatto la preparazione alla pari degli altri, poi, a differenza degli ultimi 2 anni che non l'ho fatta per niente, quindi parto
sicuramente alla pari degli altri. È già una buona cosa. A vederti in campo sembra che anche tu abbia più convinzione nei tuoi mezzi, insomma, evidentemente ti senti meglio. Sì, mi sento molto meglio. E, sai, venendo da due infortuni gravi, perdi il ritmo partita, perdi tante cose che prima ti venivano spontaneamente. Purtroppo mi è servito tempo per trovare queste cose, però finalmente sento di averle recuperate e devo continuare su questa strada. Sì. Sono contento, insomma. Sono riuscito, insomma, ringrazio il CT della Nazionale che mi dà questa opportunità. Ora, insomma, aspetta a me ripagare la fiducia, però come sapete tutti, per me la Nazionale è il massimo e ci tenevo e ci tengo e ci terrò sempre, quindi per me questo è un grande gesto da parte del CT. Ci hai sempre creduto, no? Anche quando non eri convocato, eccetera, avevi, insomma, questo obiettivo sempre come principale traguardo. Sì, perché insomma la Nazionale, come dicevo, è la massima aspirazione per un calciatore. Io poi in maniera particolare ci tengo, perché comunque sono italiano e vorrei sempre giocare con la maglia del mio paese addosso per onorare questa grande nazione. Quindi sono contentissimo, non ho nemmeno le parole, adesso mi scappa anche un po' da ridere. Però ringrazio ancora tutti una volta, anche comunque Mazzarri, la società, il presidente. Questa la dedicherò al presidente, insomma, che lui mi ha sempre fatto forza.